Ben ritrovati anche questa settimana con le news dalla Camera di Commercio. Ci occupiamo questa volta di un'iniziativa particolarmente importante, soprattutto per le imprese, per i consumatori, che grazie appunto alla media conciliazione, perché di questo stiamo parlando, vedono la possibilità di una soluzione alternativa a quella della giustizia ordinaria alle controversie che talvolta le caratterizzano. Media conciliazione che è ritornata ad essere obbligatoria, andiamo subito a prendere alcuni dati estremamente interessanti, dicevo è ritornata ad essere obbligatoria lo scorso 20 settembre con una riforma che ha dato a questa realtà, quella della media conciliazione, un rilievo ben maggiore che nella maggior parte dei paesi europei e la segnalazione viene addirittura da esponenti appunto di altre nazionalità all'interno del Parlamento europeo. Ma come si colloca Varese nell'ambito della media conciliazione? Certamente bene, grazie anche all'organismo di media conciliazione gestito dalla Camera di Commercio, che è uno di quelli riconosciuti dal Ministero. Qualche dato, dicevamo, nel corso del 2013 l'organismo della Camera di Commercio ha ricevuto 129 domande. Nel 20, quasi 21% dei casi, per la precisione, si tratta di liti in materia bancaria e per il 19% di problemi relativi alle telecomunicazioni. Queste due voci sono quelle prevalenti, ma ci sono naturalmente anche contrasti che in altri ambiti hanno trovato una soluzione grazie appunto alla media conciliazione, che è una modalità, come dicevamo, alternativa al ricorso in tribunale, che fornisce il vantaggio di avere tempi e costi certi. E allora qual è la tempistica? La durata media dei procedimenti, sempre per ciò che concerne l'organismo di media conciliazione della Camera di Commercio, è di meno di 48 giorni, per la precisione 47,5 giorni, in riduzione rispetto ai 51 giorni del 2012. Il valore medio delle controversie è stato pari a 57.717 euro. Insomma, ci sono dei dati interessanti che contribuiscono a rendere più fluido il rapporto tra cittadini, imprese, consumatori e soluzioni delle controversie che capita talvolta vengono messe in atto appunto tra tutte queste categorie. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre con le news dalla Camera di Commercio.